Bentornati a Creando con Mari. Oggi sono particolarmente orgogliosa di presentarvi questo progetto fatto davvero con il cuore, una giacca cardigan con questo motivo che io ho chiamato fiore d'autunno perché me lo ha ricordato anche per il colore che io ho scelto e per il dettaglio in pelliccia che poi va a contornare tutto il cardigan. E io ho scelto questo colore perché è un colore che amo, quindi mi dispiace per chi mi dice di utilizzare colori più chiari, ma io facendo questo veramente in maniera amatoriale, amo condividere il mio lavoro, scelgo sempre colori che piacciono a me, che poi verranno indossati o da me o da, per esempio, mia figlia che si presta sempre a farmi da modella. Quindi vi posso garantire che si vedrà benissimo il lavoro, si vedrà benissimo il dettaglio del fiore e io spiego dalla A alla Z tutto quello che c'è da sapere per poter portare a termine il progetto. Non lascio nulla al caso. Vi chiedo di scusarmi e di avere un pochino di pazienza perché in alcuni punti nel video io vado fuori inquadratura, perché purtroppo ancora non ho trovato un buon sistema per la registrazione. Vi posso dire che a un certo punto, quando faccio vedere il campione, esco dall'inquadratura ed è per questo motivo che quando comincio la parte della schiena, io faccio rivedere il punto, il motivo un pochino meglio ed esco un pochino alla fine dalla inquadratura, ma già ho spiegato bene tutto, quindi soltanto per il punto alto qualcosina. Quindi l'ho messo lo stesso, il punto in cui esco dall'inquadratura, perché poi io parlo abbastanza, spiego abbastanza e si capisce molto bene. Però sono qui a avvisarvi, ad avvisarvi. Quindi prendete pure tutto il vostro materiale, utilizzate come sempre nei miei progetti qualsiasi filato vi piace, è adattabile ad ogni taglia perché io vi do i calcoli da fare e ad ogni uncinetto e ad ogni filato. Quindi scegliete quello che più vi piace e iniziate a creare. Se volete condividere con me nel gruppo Facebook, io vi lascio il link qui in descrizione. Se mi piacerebbe vedere i vostri progetti terminati perché, come sempre, io vi do uno spunto, ma poi voi creerete con la vostra mano, quindi sicuramente sarà simile, ma mai uguale. Quindi è bello vedere i miei progetti realizzati da altre creatrici. Vi auguro un buon lavoro e qualunque cosa abbiate bisogno, scrivetelo pure nei commenti che io cerco di rispondere sempre a tutte. E mi scuso anche se a volte mi scappa qualche commento, ma a volte torno indietro per vedere se ho risposto a tutti e poi rispondo. Nel caso non vi risponda sotto il video, potete contattarmi attraverso la pagina Facebook, su Messenger, come preferite. Quindi niente, non parlo più perché tendo sempre a parlare troppo e ogni volta che edito poi devo tagliare un sacco di parti. Quindi vi auguro un buonissimo lavoro, buona creazione e divertitevi. Questo nuovo video andiamo ad utilizzare due tipi di filati. Andiamo a utilizzare il Mondial, questo Mondial particolare che si chiama Imagine. Ed è un 78% lana vergine merino fine, 20% di cotone e 2% microfibra. È morbidissimo, super soffice, è in 150 grammi a 300 metri. Quindi è diciamo, un bel gomitolone che rende piuttosto bene. Quello che vi voglio far vedere è che mi è arrivato con una mascherina. E parlando del filato, è un filato molto particolare, quindi vi posso dire che probabilmente, soprattutto per le meno esperte, all'inizio, soprattutto nella catenella iniziale, potreste avere un pochino di difficoltà a riconoscere il punto. Però con la giusta pazienza vedrete che sarà semplicissimo poi lavorarlo e rende molto bene, molto molto bene, cresce velocemente. Qui consiglia i ferri del 4,5-5,5, ma io utilizzerò l'uncinetto, non i ferri, il numero 6. Questo è il colore che ho scelto. Non mi sgridate perché il colore è scuro, ma dovete capire, ragazze, che io faccio i video in base a modelli che creo per me o per chi me li chiede, ma familiari, amici, parenti, con i colori che piacciono. Quindi gli altri colori, io preferivo questo colore qui, che è un colore
invernale, caldo, i colori della terra, e quindi abbiate un po' di pazienza, cercherò di essere il più chiara possibile per non avere poi il problema che a volte mi dite, cavolo, il filato è troppo scuro, non si vede. E in più avrete bisogno anche di un filato pelliccia. Io ho scelto il DMC Samara, che praticamente si lavora con l'uncinetto numero 10, ma io penso che andrò a utilizzare un 8 o un 9, poi vedrete durante il tutorial, vediamo un po', perché ancora non lo so. E un attimo solo, eccolo qua, sono 100 grammi, ogni gomitolo è di 100 grammi ed è 66 metri, e questo ci servirà per il nostro bordo. Per il nostro, sicuramente lo avrete già visto nelle foto iniziali, quello che andremo a fare, ed è un progetto che mi emoziona particolarmente, mi rende particolarmente felice. Poi avrete bisogno quindi dell'uncinetto, dell'ago da lana, delle forbici, solito discorso, e un foglio per fare i calcoli, foglio e penna. Adesso andiamo a fare il nostro campione che io avevo già realizzato per decidere quale uncinetto utilizzare. Questo è il mio campione, ma adesso ne facciamo uno insieme a voi. Il multiplo per questo disegno è 12 maglie di multiple di 12. Il nostro campione lo andiamo a fare su 24 punti, quindi carichiamo 24 catenelle, ok? Potete caricarne anche di più e poi utilizzare il metodo dello sfilato da sotto, vedete voi. Quindi 2, 3, 4, 5, 6. Fatte le 24 catenelle, vedete com'è diverso il lavoro rispetto a quello che siete abituati, ma ci vuole soltanto un pochino di pazienza in più per il primo giro, poi vedrete che non c'è nessun problema. Allora, noi abbiamo fatto le 24 catenelle, ok? Mettete un dito sulla penultima e fate 3 catenelle aggiuntive. Questo è il vostro primo punto alto. E ora facciamo uno e altri 23 punti alti. Se non riuscite a entrare nella catenella, vi aiutate con le altre dita, cioè dovete riuscire a entrare nella catenella. Fate un punto alto e ora fate così tutto il ritorno di questa catenella, quindi punti alti ogni punto. Ne dovete avere 24 perché abbiamo detto appunto che il multiplo è di 24, di 12. Quindi noi adesso andremo a fare esattamente il campione che io avevo già realizzato, adesso lo faccio con voi. E dovete fare 24 punti alti. E 24. E siamo. E abbiamo finito il primo giro di punti alti. Adesso andiamo a lavorare. Innanzitutto 3 catenelle sono il nostro primo punto alto, ok? Dopo questo, quindi non lo lavoriamo, lavoriamo altri 4 punti alti, quindi 1, 2. Vedete, adesso è molto più semplice entrare nel punto. Adesso è proprio lavorare un filato normale. È l'unico giro un po' complicato entrare nella catenella, ma poi neanche troppo. Quindi 4 e 5, scusate, e 5. Fate 5 punti alti, poi 2 catenelle, 5 punti alti, 2 catenelle, saltate 2 punti di base e nel terzo cominciate e fate 10 punti alti. Fatti 10 punti alti, fate di nuovo 2 catenelle, 1, 2,
e saltando due punti di base fate 1, 2, 3, 4 e 5 punti alti come all'inizio. Prossimo giro, 3 catenelle, primo punto alto e 2 punti alti, ok? Prendo bene il filo, 2 punti alti. Quindi questo è il primo, 1. In questo modo mi si tira troppo il filo e 2. Quindi sono 3 in tutto, ok? 3 punti alti. 1, 2, 3 catenelle, lascio stare questi due punti di base e entro nella casellina delle 2 catenelle e faccio un punto basso. 3 catenelle, lascio due punti di base, entro nel terzo e faccio 6 punti alti. 1, 2. 3, 4, 5 e 6. E lascio appunto questo perché 6, perché ne devo lasciare 2 da un lato e 2 dall'altro, erano 10, quindi rimangono 6. 3 catenelle. Tiro il filo, tirate sempre un po' di filo perché altrimenti la tensione del filo aumenta e non va bene, deve essere bene o male tutto simile. Faccio il punto basso nel spazio delle 2 catenelle, 3 catenelle e al di là dei punti che ho, al di là dei motivi che ho, la fine deve essere uguale all'inizio, quindi lascio 2 punti alti e faccio 3 punti alti finali. 1, 2 e il terzo, devo entrare nella terza catenella che ovviamente si vede poco, però ce la possiamo fare. Ok, questo era il terzo giro. Quarto giro, 3 catenelle, giro il lavoro e aggiungo 3 catenelle, quindi avrò un solo punto alto. Questo punto, quindi 1, 2, 3. Ho 3 catenelle che sono il punto alto e 3 catenelle in più che vado ad agganciare nel primo spazio di 3 catenelle con un punto basso. Ok? Poi 1, 2, 3 catenelle ancora, di nuovo punto basso nell'altro spazio di 3 catenelle. 1, 2, 3 catenelle e saltando due punti di base faccio soltanto due punti alti, 1 e 2, perché devo lasciare due punti alti da una parte e due dall'altra. E ripeto, 3 catenelle, 3, entro nel primo spazio di 3 catenelle e faccio un punto basso, 1, 2, 3 catenelle, entro nell'altro spazio, faccio un punto basso. 1, 2, 3 catenelle ed entro direttamente nella terza catenella per fare un punto alto. Quindi finisco nello stesso modo in cui ho iniziato. Ok? Adesso 1, 2, 3 catenelle, primo punto alto. Entro nel primo spazio di 3 catenelle e faccio altri due punti alti. 1 e 2. Adesso faccio 1, 2, 3 catenelle, entro qui e faccio un punto basso, quindi nello spazio delle 3 catenelle faccio 3 catenelle, comunque ve lo faccio rivedere, e entro nell'ultimo spazio di 3 catenelle facendo 2 punti alti, 1, 2. I due punti alti che abbiamo fatto nel giro precedente li facciamo, quindi punto su punto, 1,
e altri due punti alti in questo primo spazio di 3 catenelle. 1, 2, 3 catenelle. Entriamo in questo spazio di 3 catenelle con un punto basso, 3 catenelle, 2 punti alti in questo grande spazio di 3 catenelle, dove ci sono le altre 3 catenelle che rappresentano il nostro punto alto, 1, 2, e individuando la terza catenella del punto facciamo un altro punto alto. Se avete proprio difficoltà potete farlo anche così, perché poi andranno cuciti i pezzi, quindi anche se c'è dell'imperfezione un po' nel bordo non succede nulla. Ok? E questo è il nostro 1, 2, 3, 4, quinto giro. Sesto giro, sempre partiamo con le 3 catenelle. E facciamo un altro punto alto, quindi punto su punto, sono 3, dobbiamo arrivare a 5 come il nostro inizio, e nello spazio di 3 catenelle facciamo 2 punti alti e ne abbiamo adesso 5. Praticamente torniamo allo stato originale, facciamo 2 sole catenelle, ok? E nel successivo spazio di 3 catenelle facciamo 2 punti alti, 1, 2, punto su punto i punti alti che ci troviamo, che dovrebbero essere 6, 1, 2, 3, 6. Quindi ne abbiamo 8 in totale, ce ne mancano 2 per arrivare ai nostri 10 e li facciamo nel primo spazio di 3 catenelle, 1 e 2. Abbiamo adesso ricominciato a fare questo giro qui, praticamente stiamo riproducendo questo giro qui, 2 catenelle, scusate, e in questo spazio, nel prossimo spazio di 3 catenelle, 2 punti alti, 1 e 2, e poi punto su punto gli ultimi 3 punti alti. Settimo giro, dobbiamo tornare a tutte maglie alte, quindi 1, 2, 3, i 5 punti alti, punto su punto ovviamente, nelle 2 catenelle facciamo i 2 punti alti mancanti, quelli che al principio, vi ricordate, avevamo saltato. E poi tutti i punti alti, punto su punto, fino ad arrivare all'altro spazio delle 2 catenelle. Ok, 2 catenelle le abbiamo qui, facciamo i 2 punti alti. Potete scegliere di usare un uncinetto anche più grosso, se vi trovate meglio verrà ancora più morbido, ancora più aperto. Vedete voi anche in base alla vostra tensione del filo. E mancano i nostri 5 punti alti, ok? Quindi se abbiamo lavorato nel modo corretto, a questo punto noi dobbiamo avere 24 punti alti, cioè siamo tornati al giro originale dell'inizio, quando abbiamo fatto i nostri 24 punti alti. Li contiamo,
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 e 24. Adesso per fare la nostra misura, per decidere quante catenelle caricare il nostro primo giro, possiamo prendere le forbici, che non so dove le ho messe. Ah, qui. Tagliare il filo. Adesso ne avrò due di campioni, ma non importa. Vedete quanto è particolare questo filato, è anche difficile. Ok. E fare la nostra misura. Volete lavarlo, stirarlo, fermarlo e poi fare la vostra misura come volete. Io in questo caso non lo farò perché lo farò abbondante, viene comodo, non è necessario che sia preciso. Quindi io misuro a grandi linee quanto mi dà il mio campioncino con 24 punti. E farò il mio solito calcolo che ormai dovreste, chi frequenta il mio canale dovrebbe conoscere. Allora, mi dà 24 centimetri più o meno, quindi 24 punti, 24 centimetri. Già un calcolo che sarebbe ancora più semplice. Scusate, mi si era spenta la telecamera. Adesso mi rimetto a posto. Allora, avevamo detto 24 centimetri il nostro modello, quindi il nostro campione, 24 punti, 24 centimetri, sarebbe semplicissimo, ogni punto equivale a 1 centimetro e quindi, però ovviamente non a tutti verrà il mio stesso calcolo, ne avrà i miei stessi punti, quindi vi voglio far vedere lo stesso il calcolo. Innanzitutto vi voglio dire quello che andiamo a fare. Allora, quello che andiamo a fare sarà un rettangolo, aspetta che mi centro nella telecamera, un rettangolo per la parte dietro, quindi della schiena, farò abbastanza lungo anche, un rettangolo di una lunghezza, quindi di una larghezza, scusate, di 50 centimetri, ok? Più o meno, perché considerate che il filato è molto, vedete, è morbido, quindi tende ad allargarsi, rimane piuttosto abbondante. E poi andrò a fare due rettangoli per la parte davanti, due rettangoli identici di 24 centimetri l'uno. Abbiamo detto che 24 punti corrispondono a 24 centimetri, ok? Non la faccio troppo lunga. Per avere io 50 centimetri, come faccio? Se 24 punti stanno a 24 centimetri, quanti punti mi servono per avere 50 centimetri? Il nostro calcolo sarà come sempre x uguale 24, cioè scusate, uguale 24 per 50 diviso 24. È chiaro che noi avremo 50 punti. 50 punti, andiamo subito a vedere se sono divisibili per 12. Già vi dico di no qui, però vediamo il calcolo che dovete fare. Dovete fare 50 diviso 12 vi dà 4,16. Quindi 50 diviso 12 uguale 4,16. Cosa fate? Non avete un multiplo di 12, quindi non sarà coerente il disegno al momento di farlo. Quindi cosa fate? Prendete la parte intera, il 4, e semplicemente, dovendo essere un multiplo di 12, fate 4 per 12. Questi sono i punti che dovete voi caricare. 48. Io andrò a caricare 48 catenelle e come potete ben intuire, nelle parti davanti caricherò 24. Io farò questo: 48 catenelle per la parte dietro e 24 catenelle
per due volte per le parti davanti, che sono queste. Quarantotto catenelle, 5 giri a punto alto, motivo più o meno 5, che sono 5 giri, niente più o meno, sono 5 giri, 10 giri a punto alto. Quindi motivo 5 giri punto alto per terminare. Questo è il lavoro che andrete a fare. Vi ci vediamo dopo che vi spiego un po' come sta andando il mio lavoro. Come promesso, sono arrivata a un certo punto, cioè dopo i 5 giri di punto alto, e vi faccio vedere di nuovo il disegno, anche perché ho riguardato i video del campione e mi rendo conto che forse qualche volta esco dall'inquadratura come sempre. Noi ora andiamo a fare questo, quindi il fiore, che abbiamo detto si sviluppa in 5 giri. Quindi fatti appunto i 5 giri di punto alto, iniziamo il disegno. Quindi 3 catenelle per iniziare e altri 4 punti alti. Ecco, dobbiamo avere 5 punti alti. Ora 2 catenelle, lasciamo 2 punti di base e 10 punti alti. Dopo i 10 punti alti, 2 catenelle e di nuovo lasciamo 2 punti di base e di nuovo 10 punti alti. Le 2 catenelle. Le 2 catenelle e di nuovo 2 punti di base lasciati. E di nuovo 10 punti alti. Quindi, come vi avevo detto, fino ad arrivare alla fine voi avrete sempre i 10 punti alti. Catenelle e ora lasciamo 2 punti di base e ci rimangono 5 punti alti e abbiamo finito, terminato il primo giro. E 5 sulla catenella. Ok, secondo giro. Per chi ha già capito perfettamente la spiegazione del campione e non ha voglia di ascoltare anche questa spiegazione, può decisamente andare avanti alla parte dove già tutti i rettangoli sono stati terminati e c'è da cucire e da fare le maniche. Quindi ora abbiamo 3 punti alti in totale, 3 catenelle, 3 catenelle, nello spazio delle 2 catenelle facciamo un punto basso e di nuovo 3 catenelle. Lasciamo 2 punti di alti di base e ne facciamo 6. E 6. 3 catenelle e nello spazio delle 2 catenelle punto basso 3 catenelle e lasciamo di nuovo 2 punti di base, ne facciamo 6 fino ad arrivare alla fine, dove ovviamente dopo le 3 catenelle il punto basso le 3 catenelle abbiamo i 3 punti alti. Quindi continuate in questo modo. Siamo arrivati all'ultimo motivo. E facciamo 3 catenelle dopo il punto basso,
e 3 punti alti, lasciamo i 2, preso male. Nella catenella. Abbiamo fatto il secondo giro del motivo, ora terzo giro, vedete è molto semplice, molto molto semplice, ma è un bellissimo disegno. 3 catenelle, ed essendo che abbiamo 3 punti alti, ne dobbiamo avere uno solo, altre 3 catenelle. Quindi abbiamo il punto alto e le 3 catenelle. Punto basso nello spazio delle prime 3 catenelle del giro precedente. Altre 3 catenelle. Punto basso nello spazio delle altre 3 catenelle. 3 catenelle e lasciando 2 punti di base, 2 punti alti. 1 e 2. 3 catenelle. Ci rimangono 2 punti di base. Andiamo nello spazio delle 3 catenelle, il primo spazio delle 3 catenelle, punto basso, 3 catenelle, altro spazio di 3 catenelle, punto basso, 3 catenelle e ancora lasciamo 2 punti di base, facciamo 2 punti alti. 1 2. Lasciamo altri 2 punti di base, facciamo 3 catenelle e andiamo avanti così. Quindi punto basso nel primo spazio di 3 catenelle, 3 catenelle, punto basso nel secondo spazio di 3 catenelle, 3 catenelle e ancora 2 soli punti alti nel centro. Poi, no? Lasciamo 2 di qua, 2 di là, siamo nel centro. 1 e 2. E un solo punto alto finale. Avete visto come il lavoro scorre velocissimo? Adesso 3 catenelle sempre per iniziare, che è il nostro primo punto alto. Spero che si veda bene questa volta, perché veramente sono piuttosto incapace a registrare. E 2 punti alti nel primo spazio delle 3 catenelle, ok? 1 e 2, così abbiamo 3 punti alti, 3 catenelle, punto basso nel primo spazio delle 3 catenelle, 3 catenelle e 2 punti alti. Quindi non c'è più il punto basso, ma 2 punti alti nell'ultimo spazio di 3 catenelle, 1 e 2, altri 2 che sono i 2 punti alti precedenti e li lavoriamo punto su punto, 2 punti alti nel primo spazio delle 3 catenelle che ci troviamo, quindi torniamo a 6. Se ci fate caso, stiamo facendo il lavoro inverso, quindi dobbiamo averne 6. 3 catenelle, punto basso nel prossimo spazio di 3 catenelle, 3 catenelle, 2 punti alti nel successivo spazio di 3 catenelle, che è l'ultimo che ci crea i nostri 6 punti alti. Qui c'è qualcosa, si è un po' sfilato il filo. Vi capita questo, o lo lavorate così com'è, oppure no, va tagliato, perché altrimenti vi crea davvero un problema, cioè si può ovviamente rompere. Questo è un tipo di filato che io adesso per agganciarlo non faccio il nodo, perché è un tipo di filato che tirandolo molto si rompe, quindi sfilo un punto in modo tale da avere più punti su cui poi nascondere la codina.
Decido di fare il nodino per essere più sicura, ma un nodo piuttosto leggero, ok? Io faccio così con questi tipi di filati. Poi con il filo che ho tagliato inizio il punto alto, d'accordo? Lo inizio. Lo concludo a metà, lascio da parte questo filo e prendo il nuovo. Ok? Prendo il nuovo e chiudo. Ok? Adesso tutte queste codine ce le andiamo a portare dietro. Nel lavoro abbiamo fatto i due punti alti, abbiamo due punti alti da lavorare, quindi mi porto dietro le codine, le faccio vedere, le mettete dietro il lavoro, non so se si vedono, ok? Le mettete dietro il lavoro e ve le portate con voi nella lavorazione. Altro punto alto. E altri due punti alti, quindi diciamo che abbiamo nascosto già i fili e abbiamo scongiurato la rottura del nostro cardigan, perché questo è un filo che si rompe. Quindi mi raccomando, fate attenzione, meglio avere un aggancio del filo che questo tipo di situazione così delicata. Quindi lasciamo indietro le codine, poi magari le possiamo nascondere un po' meglio, un po' di più per stare tranquilli, o se no tagliarle. Quindi 3 catenelle, entriamo nel prossimo punto di 3 catenelle, punto basso, 1, 2, 3 e ripetiamo, due punti alti, 1, 2 e torniamo a 6 punti alti. Ovviamente il giro è tutto uguale. Sono arrivata alla fine, sto facendo i due punti alti nello spazio delle 2 catenelle, delle 3 catenelle, scusate, e i 3 punti alti, siamo a 5. Ora dobbiamo far tornare il nostro cardigan ad avere di nuovo tutti i punti alti, ok? Il nostro lavoro. Aspettate che è sempre un po' complicato entrare nelle catenelle, ma bisogna entrarci bene, altrimenti poi si sfila. E soprattutto un consiglio che vi voglio dare è di tenere la tensione del filo sempre piuttosto delicata, perché è un filato molto delicato e ha bisogno di una lavorazione delicata. Vedete? Questi sono i nostri fiori, che io ritengo sono veramente è un disegno carino. Bello che va a spezzare un po' questa esplosione di colori. Ora che succede? Vi faccio vedere solo l'inizio, poi vi libero, vi lascio stare. Iniziamo ovviamente sempre con le 3 catenelle, questo ormai è uno standard. I nostri 5 punti alti. E adesso nelle 2 catenelle ovviamente a noi mancano i due punti alti che qui avevamo lasciato, vi ricordate? E li facciamo 2 punti alti nello spazio delle 2 catenelle. Facendo in questo modo noi torneremo alle nostre 48 maglie alte o quante ne avete. Quindi ora fate i 10 punti alti, di nuovo i 2 punti alti, 10 punti alti, 2 punti alti, alla fine contate, dovete avere esattamente il numero di maglie alte che avevate prima. Questo è il primo giro dei 10, fate 10 giri di punto alto e poi ripetete il disegno. A quel punto potete fare soltanto altri 5 giri di punto alto e terminare il lavoro. Misuratelo, se a voi vi va bene la lunghezza, considerando che poi faremo anche un po' di bordo, allora vi fermate, altrimenti andate avanti e ci vediamo più in là. Che vediamo come procede il lavoro e come cucire e fare le maniche. Ho terminato i miei 3 pezzi e vi dirò la verità, io ci ho messo un pomeriggio, cioè neanche troppo, né, non un pomeriggio intero. È un filato che rende davvero bene, cercherò di farveli vedere. Allora, questa è la parte della schiena.
Quindi ora quello che dobbiamo fare è semplicemente cucire queste due parti, che le mettiamo bene diritte, ok, così, e poi decidiamo il rovescio. Quindi io voglio che questo sia il mio dritto, ok? Quindi metto il dritto sul tavolo e poi faccio la stessa cosa con la schiena, però metto il dritto che combacia con il dritto qui che vedo, perché col rovescio, scusate, il rovescio sul rovescio, e il dritto lo vedo. Quindi noi abbiamo rovescio su rovescio. Perdonatemi se ogni tanto mi incricco con le parole. Ok, quindi semplicemente ora cosa andiamo a fare? Andiamo a cucire la parte in alto. Ovviamente, essendo 48 punti, 24 e 24, li andremo a coprire tutti. Io ho deciso di utilizzare il ferro l'uncinetto del 4 e mezzo. Voi potete scegliere di cucire con ago e filo, ma vi do un consiglio: scegliete un filato che non sia questo, perché questo è veramente troppo delicato. Quindi io andrò a utilizzare il suo filo, però farò dei punti bassi proprio per evitare che si sfili. Facendo con ago e filo avrete difficoltà, ve lo dico proprio serenamente, se avete lavorato anche voi fino ad ora ve ne renderete conto, a far passare il filo, e il filo farà questo. Diventerà così, quindi vi darà veramente fastidio. Iniziamo la nostra cucitura entrando nelle catenelle. Quindi con pazienza vi trovate la catenella. Ripeto, io ho usato un uncinetto più piccolo per poter entrare facilmente nel punto. Ora la codina la lasciamo da parte, quindi entro nella seconda catenella dopo aver fatto la mia catenella e entro e faccio un punto basso. Portatevi dietro la codina, entrate nel primo punto, individuate il primo punto anche dall'altro lato e lavorate. Io farò questo tipo di cucitura, punto basso. Ok, ora potete continuare ad andare avanti, a terminare entrambi i lati delle spalle. Vedete, la cucitura viene bene, viene ben nascosta. Anche a punto basso viene molto bene ed è, secondo me, con questo filato la cosa più semplice da fare. Terminate entrambi i lati e ci vediamo per misurare la manica. Quindi noi andremo a cucire tutto il lato lasciando lo spazio per le maniche, che andremo a fare direttamente da qui, senza poi bisogno di cucirla. Quindi ci vediamo tra poco. Ho terminato di cucire le mie due parti, vi faccio vedere il risultato. E come vedete è bellissimo, c'è una cucitura che va benissimo ed è bella solida. Non vi ho detto prima quanti centimetri totali è la lunghezza del cardigan. Il mio è 60 centimetri, l'ho fatto piuttosto lungo. Voi regolatevi in base al vostro gusto, lo potete fare più lungo o meno lungo. Basterà aggiungere un giro di punti alti sopra e sotto, o due o tre o quello che è, oppure
ridurre, vedete voi. Adesso per le maniche io andrò a cucire, ma prima ovviamente farò la mia misura. Io per il sottomanica mi mantengo tra i 18 e i 20 centimetri. Voglio una manica comoda, ma neanche esagerata sotto l'ascella. Comunque 18 centimetri per me è perfetto, ma mi manterrò sui 20 circa. E vi dico subito che caricando i punti direttamente sul tessuto, quindi non andrò a fare una manica a parte, mi calcolo che più o meno su ogni punto, vedete qui non abbiamo punto su punto, qui abbiamo la barretta del punto alto, le 3 catenelle, ne andrò a fare 2 ognuno, 2, 2, 2, 2, 2, ok? Quindi se io conto che ogni punto a me mi equivale a un centimetro, come abbiamo visto nelle misurazioni, io avrò bisogno di circa 9 barrette, ma in questo caso ne lascerò 8. Vi faccio la misura e vi faccio vedere che 8 barrette equivalgono circa 18 centimetri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Metto il marcatore qui. Vedete? 18 centimetri. Quindi io cosa faccio? Adesso prendo anche dall'altro lato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, le metto insieme, c'è bisogno di metterne due, li metto insieme, sono identici ovviamente, quindi andando a vedere sono due parti uguali, come manica direi che per me è sufficiente, ma sicuramente si allargherà. Intanto cucite le due parti prendendo le vostre due misure e ci vediamo al momento di dover caricare i punti nella manica. Voglio farvi vedere come cucirò io questa parte. Allora, innanzitutto, essendo un traforato, un lavoro abbastanza traforato, non andrò a fare il punto basso perché si vedrà. E in più dovrò entrare nelle catenelle, quindi armatevi di pazienza. E fatelo, potete usare anche il filo in questo caso, cioè l'ago e il filo. Quindi continuate le vostre cuciture e ci vediamo quando siamo al punto di caricare le maniche, i punti per le maniche. A dopo. Sono tornata. Io, come vedete, ho finito, purtroppo non si vede bene, ma ho finito tutta la mia cucitura e in più ho già fatto una manica. Ve la faccio vedere. Io ho appunto fatto 36 punti. Ho fatto 36 punti, poi ho fatto 5 giri di punto alto, ho fatto il disegno, ho fatto 3 giri di punto alto, ho fatto il disegno ed ho fatto 2 giri di soli punti alti. Mi sono fermata, adesso non ricordo più, lo rimisuriamo insieme, anche perché comunque a me sulla spalla mi scende abbastanza, quindi però vi dirò, l'ho fatto di 40 centimetri. Aspettate, misuriamo bene, ho un tavolino da lavoro veramente minuscolo, 41 centimetri più o meno, 40 diciamo, perché il polsino io lo andrò a fare con questo che mi andrà a contornare, diciamo così, bordare
tutta la giacca, quindi io il polsino voglio farlo con il filato pelliccia, ma lo vediamo dopo. Adesso vediamo come caricare i punti per le maniche e soprattutto come lavorare in tondo. E ve lo dico subito, per avere lo stesso effetto della lavorazione come nei pannelli, io la lavorazione in tondo non la faccio tutta nello stesso verso, ma faccio avanti e indietro, cioè torno indietro, in modo tale che il lavoro abbia coerenza, che sia simile, che quindi ci sia un diritto e un rovescio in ogni giro. Ora vi faccio vedere subito, senza parlare troppo. Io quando entro nelle maniche, quando faccio le maniche direttamente sul lavoro, entro sempre sotto, ma il sistema che io ho utilizzato per chiudere il lavoro non fa vedere proprio nulla. Vedete? Sembra quasi una cucitura normale, ma neanche tanto. Alla fine viene molto bene, ecco, molto ben definito rispetto alle 3 catenelle, ma adesso lo vediamo insieme. Innanzitutto, il primo giro facciamo le nostre 3 catenelle normali, quindi come avete visto io ho fatto la catenella con 2 codine in modo tale da fermare meglio il lavoro e il filato, e poi faccio altri 2 catenelle. Ora vi avevo detto che in ogni barretta orizzontale del punto alto io avrei fatto 2 punti alti. Nel frattempo contate, ok? Quindi siamo già a 3, salto questo punto e faccio 2 qui, quindi 4, 5, continuo a fare i 2 punti alti, 6, 7, solo nel punto alto orizzontale, quindi 2 punti alti. 8, 9, 10, 11. E 36 lo facciamo qui. Quindi distribuite al meglio che potete, al meglio che potete, perché comunque anche la distribuzione dei punti vi sembrerà larga, vi sembrerà un po' strana, ma dopo quando le lavorerete andrà benissimo. Quindi entro nella catenella del primo punto alto, nella terza catenella, e chiudo con un punto bassissimo. Ok, ora siamo così, dovremmo andare avanti da questa parte, invece no, giriamo il lavoro passando il filo dietro. Ok, siamo a questo punto. Facciamo 2 catenelle e nello stesso punto, quindi qui, facciamo un punto alto. Questo ci permette, quando finiamo il giro, di chiudere direttamente sul punto alto e di avere una chiusura più omogenea. Il fatto poi di girare il lavoro in tondo non ci fa spostare la cucitura in diagonale. Adesso vi faccio vedere la chiusura di questo giro di punti alti, dove vediamo dove andiamo a chiudere e come ricominciamo, e poi ci vediamo per fare il disegno, che è esattamente come lo abbiamo fatto fino ad ora, non cambia niente. Ho fatto il mio ultimo punto del giro e come vedete ora mi trovo a dover chiudere. Quello che faccio, guardate, qui abbiamo le 2 catenelle, ok? Qui abbiamo il punto alto, o viceversa, comunque sia, il punto alto lo individuate, ok? E lo utilizzate per chiudere.
come vedete rimane più unito. Girate di nuovo il lavoro, ok? Quindi siete così, lo girate così e fate 2 catenelle, ma entrate non qui, mi raccomando, entrate proprio qua. Il tema è il fatto di avere il filato che cambia colore così di contrasto, in questo caso è piuttosto utile, perché vedete, voi dovete entrare proprio nel punto alto, quindi è come se tornaste indietro, ma non state tornando indietro, state utilizzando il punto. E create questo punto alto un pochino più grande, che vi permetterà di non avere quella brutta sensazione della chiusura in tondo che si sposta, che si apre. Lo trovo veramente bello come sistema e lo condivido con voi. Quindi ora continuate a fare altri 3 giri di punto alto. Arrivata alla fine dei 5 giri, ok, dobbiamo iniziare il disegno come lo conosciamo. Non vi voglio annoiare troppo perché ve l'ho fatto già vedere 2 volte nel campione e poi proprio nella spalla, nella schiena. Però ve lo voglio far vedere di nuovo per farvi vedere quanto sia facile. Vi faccio vedere il primo giro, ovviamente, poi continuerete da sole perché sarete in grado di farlo. Come sia facile farlo anche sulla lavorazione in tondo. Allora, io adesso ho girato il mio lavoro. Faccio le 2 catenelle. Mi raccomando, quando questo punto non lo considerate come 2, le 2 catenelle sono solo per alzare il lavoro. Dopo il punto è soltanto il punto alto, non vi confondete. Faccio 5 punti alti, come anche nella lavorazione precedente. 5 punti alti, le 2 catenelle. E lascio i 2 punti di base e ora ne faccio 10 di punti alti. Vi lascio subito libere perché vi do 2 indicazioni e poi siete perfettamente in grado di farlo. Quando arriverete alla fine, i vostri 5 punti alti finali andranno a completare i 10 punti alti del motivo. Mentre nella lavorazione a pannelli rimanevano 5 da una parte e 5 dall'altra, è normale che chiudendo il lavoro a cerchio avete i motivi tutti uguali. Quindi anche quando girerete il lavoro per tornare indietro, vi troverete nella situazione identica. Quindi 2, 4, 6, 8, 10 e le 2 catenelle. I 2 punti, ok? E niente, fate la stessa cosa, saltiamo e facciamo altri 10 punti alti, perché qui abbiamo 3 fiori avendo 36 punti. Quando arrivate qui, fate i vostri 5 punti alti dopo i 2 che lascerete con le 2 catenelle e unite. Quando voi poi girate il lavoro, voi finirete qui e chiuderete qua. Quando girate il lavoro, andrete avanti, vi troverete questa situazione qui, identica. Quindi fate il motivo come lo conoscete. Se non ve lo ricordate, che ne dubito, tornate indietro nel video e lo guardate e andate avanti così. Io ripeto, ho fatto 5 giri di punto alto. Il disegno che tende a dare questa impronta un po' che si restringe, mi piace molto. E 3 giri di punti alti dopo il disegno, che ve lo faccio vedere sotto le mani, che magari si vede meglio. Vedete, ho fatto il fiore, 5 punti, 5 giri di punto alto. Scusate, erano 4 giri di punto alto. Per fortuna ho guardato, vabbè, è uguale. 4 giri di punto, non è uguale per me che nell'altra manica ne ho fatti 5, perché ne ero convinta. Quindi 4 giri di punti alti, il disegno, 3 giri di punto alto, il disegno e 2 giri di punto alto, ha anche una coerenza. E mi sono fermata. Voi ovviamente misurate, io vi dico che a me arriva qua. Ok? Arrivandomi qui, io ho tutto lo spazio poi per fare il mio polsino in, diciamo così, finta pelliccia, che è fantastico.
Voi regolatevi in base al vostro gusto, però questo è quello che ho fatto io. Adesso andate avanti nella lavorazione e ci vediamo. Ed eccomi qua con il cardigan terminato, cucito, fili nascosti e entrambe le maniche realizzate. In più, in una manica, io ho già realizzato il dettaglio che vi dicevo, il bordo. In questo caso ho fatto il polsino. Un attimo che ve la sistemo, non si vedrà tantissimo perché ha un limite la telecamera, però io ho realizzato questo, il polsino in pelliccia, anche come vi avevo fatto vedere. Io ho utilizzato il DMC Samara o Samara, come volete chiamarlo, ma ci sono moltissime marche che hanno questo tipo di filato. Sceglietevi il colore, sceglietevi quello che più vi piace. E boh, io ho fatto 3 giri di punto alto riducendo i punti a 18, quindi da 36 sono passata a 18. Perché? Perché altrimenti veniva a campana. Se vi piace l'effetto campana, potete mantenere i punti o ridurre meno, ridurre un punto sì, un punto no. Anche questo, come tutto il resto, è uno spunto per voi, ma ovviamente la scelta poi sarà vostra. Come fate? Semplicemente, innanzitutto, io ho utilizzato l'uncinetto numero 8 rispetto all'uncinetto che ho utilizzato per il lavoro, che era il 6, e quindi non entrerò ovviamente nel punto perché lo andrò ad allargare e a rovinare, anche perché il filato vi ricordo che è abbastanza delicato, anche se poi una volta lavorato è perfetto. Cosa faccio? Prendo il filato normalmente, come fosse un filato normale, ma entro tra i due punti, ok? Entro tra due punti. E come sempre nella mia lavorazione, poi voi bloccatelo come preferite, blocco con una catenella con entrambe le codine, poi mollo la codina, la fermerò nel lavoro e faccio un'altra bella catenella. Ok? Fatto questo, entro non nel foro successivo, ma in quello dopo. Ok? E ne faccio un altro. Poi lascio il foro successivo ed entro nell'altro. Quindi riduco un punto ogni punto. Lascio questo, entro nell'altro. 4, 5. Spero di non essere uscita dall'inquadratura, mio terribile difetto. 6. 8 e contate, soprattutto per avere gli stessi punti entrambe le maniche.18. Ovviamente questo non va lavorato e io entro, vi faccio vedere per chiudere. Allora, come avete fatto qui la lavorazione di entrare tra due punti, farete lo stesso qui, perché individuare il punto alto, come vedete, sì, si può fare, però perché complicarci la vita se c'è un altro sistema e viene altrettanto bene? Quindi io entro nel primo punto col dito e mi accompagno per l'uncinetto e chiudo con un punto bassissimo. Ok, quindi abbiamo fatto i nostri punti e già siamo tranquille che abbiamo gli stessi in entrambe le maniche, mi raccomando. Poi faccio cioè scusate, 2 catenelle, preferisco alzare con 2 catenelle con questo tipo di filati e poi entro tra i punti, vedete? 1, 2. Ovviamente le 2 catenelle sono un punto. Vedete?
Quindi ripercorrete tutti i vostri punti. Io ne ho fatti tre, ma voi potete farne due, quattro, due, dipende da poi da quello che preferite voi. Io ne ho fatti tre perché così mi andavano a completare praticamente il braccio. Bassissimo. E ripetiamo, 2 catenelle. Ovviamente siamo entrati nel primo punto qui, andiamo nel prossimo. Tagliamo il filo. Ed ecco qua. I nostri due polsini delle mani che sono realizzati. Ok. Adesso fatto questo, andremo a fare anche il bordo del nostro cardigan, perché io l'ho indossato, ad esempio, a me non mi si chiude perché l'avevo lasciato lo spazio appunto per il filato. E quello che andiamo a fare è la stessa identica cosa. Semplicemente decidiamo da che parte iniziare. Allora, dovendo noi entrare nel punto, la parte che a me mi ispira di più è questa. Ok? Che è la parte un po' più imperfetta del nostro lavoro. Quindi entro, poi potete entrare nel punto in cui volete, non cambia nulla il punto in cui entrate, perché la lavorazione verrà fatta tale e quale ovunque voi entriate con il vostro lavoro dove cominciate. Faccio le mie 1 e 2 catenelle ed ora mi aggancio dall'altra parte, ok? 1. Io devo fare questo bordo. Ovviamente io sto lavorando come fossi a rovescio, ma a rovescio non sono perché alla fine la lavorazione è identica sia da una parte che dall'altra. Non mi cambia assolutamente nulla, quindi io farò un punto alto, ogni punto alto orizzontale che mi trovo sulla lavorazione, ok? Uno solo. Ho lavorato tutto il mio percorso a punto alto. Se vi rendete conto che il cardigan stringe un po', magari dove c'è la catenella del fiore che è un pochino più ampia, eccetera, potete aggiungere punti, non vi limitate a ciò che vi dico io, ovviamente. Un attimo, aggiusto la telecamera. Ok. Nell'angolo, quello che dobbiamo fare appunto è ricreare l'angolo perché la maglia non prenda questa piega all'insù o all'ingiù. Quindi faccio il mio primo punto alto, ne faccio un altro. E ne faccio un altro. E perché non mi si arricci, ne faccio anche un altro. Ok? Do proprio questa impronta morbida a questo punto qui. Poi lavoro ogni punto a differenza delle maniche, perché io non devo stringere la maglia, ma neanche la devo far allargare. Quindi faccio 1, 2, 3, 4, per evitare che si allarghi troppo, faccio una diminuzione ogni 4, ok? Quindi salto questo e entro in questo. Anzi, scusate, ne salto uno e ne salto anche il secondo e vado nel terzo, ok? E faccio questo tipo di diminuzione. Poi ne lavoro altri 4 normali, quindi punto su punto. Ogni spazio tra i due punti alti, io lavoro un punto per 4 volte e poi riduco 1, 2 spazi. Ok, in questo modo non mi si arriccia, vedete che non si arriccia, rimane morbido
E non mi si allarga neanche, anche se si dovesse allargare un pochettino, non importa, è un cardigan morbido, quindi io ne faccio 4, voi se dovete farne 5, fatene 5. Quando arrivate al successivo angolo fate la stessa cosa, due punti, in modo tale da non stringere il lavoro. Il lavoro deve essere coerente, quindi da ogni lato deve essere uguale, altrimenti lo noterete. Almeno un altro giro di punto alto lo faccio, poi valuterò se vale la pena farne uno in più o fermarmi a due, sempre come lo decidete, indossandolo, vedete? Così non mi piace. Ovviamente andrò a fare sicuramente il secondo giro e poi vi dirò quanti ne ho fatti. Ci vediamo dopo. No, non ci vediamo dopo, perché vi voglio dire solo una cosa. Quando arrivate, ovviamente, qui, come abbiamo fatto per la manica, chiudete con il punto bassissimo nel primo punto e andate avanti e ripetete e fate tutti i punti punto su punto, ovviamente passando in mezzo ai punti. Questa è la codina che poi taglieremo. E ci vediamo alla fine, vi dico quanti giri ho fatto io. E buon lavoro e a dopo.